Buonasera a tutti, conferenza stampa post Nocerina Troina. È disponibile alle vostre domande il direttore sportivo della compagine siciliana dell'arte, al quale va un ringraziamento per aver voluto rilasciare dichiarazioni nonostante un risultato che probabilmente brucia per la squadra del Troina. Prego alle vostre domande. Visita a bocce ferme prima della partita, un punto a Nocera sarebbe stato un punto con questo pari. Come stanno le cose da punta alla sponda Troina? Intanto buonasera a tutti, lei ha fatto un'analisi giusta perché noi siamo venuti qua per cercare di fare il risultato, perché era importante per noi fare il risultato qui a Nocera perché sappiamo tutti la storia e la squadra della Nocerina, che questo è un campo che non è mai facile fare il risultato. Dopodiché ci siamo chiusi bene, due squadre organizzate, abbiamo trovato un gol fortunoso perché la realtà dei fatti è questa qua. Dopo, quando abbiamo trovato un gol fortunoso, io penso che la Nocerina oggi ne ha tirato in porta, grazie al nostro portiere. Ha giocato, si può dire che ha giocato bene, ha impostato bene la partita, però poi noi trovando quel gol ci siamo chiusi bene e dobbiamo dire praticamente che i 3 punti ce li sentivamo in tasca. All'ultimo, come al solito, quello che ci sta succedendo ultimamente, io non so se il rigore c'era, se il rigore non c'era, non voglio giudicare questo, ma io penso che al 52esimo dare un calcio di rigore la dice tutta. Stiamo subendo troppo e veramente ci stiamo un po' stancando. Direttore, l'arbitro diciamo che se l'è sentita, non tutti gli arbitri avrebbero chiamato il calcio di rigore al 52esimo, c'è anche da dire che la sua squadra ha fatto la partita che voleva sin dall'inizio, provando a portare il punto a casa, ha trovato il gol fortunoso, quindi, era venuto a fare la sua partita in Troina che aveva bisogno di punti, un punto l'ha fatto, quindi comunque si torna a casa con l'obiettivo prefissato prima della gara. Certo, a inizio gara questo punto per noi era importantissimo, ma di come si erano messe le cose ce ne torniamo con un po' di amaro in bocca. Per Risultato giusto. me sì, per me è risultato giusto, nel senso che noi non abbiamo tirato in porta, la Nocerina non è entrata in porta. Alla fine c'è stato un gol fortunoso dalla parte nostra, che poi noi abbiamo gestito la partita giustamente in quella maniera, e c'è stato un rigore al 52esimo, molto dubbio per me, che non ci poteva neanche stare. A suo avviso, praticamente i costanti giocatori a terra del Troina, affetti da gravi, presumibilmente da gravi, sono dovuti ad un tour de force di 3 partite in una settimana, o semplicemente dovuti ad una preparazione che magari non era improntata su queste partite così ravvicinate? O vuole portare i 3 punti a casa? Guardi, noi qua siamo venuti per fare punti, e li stiamo facendo tutti, e onestamente parlando, anche un pochettino questa cosa non mi piace tanto, ma penso che i ragazzi stavano a terra perché noi siamo partiti molto tardi, siamo partiti, si può dire, il 20 di agosto con la preparazione, forse siamo partiti la squadra più in ritardo di tutti nella Serie D con tutte le vicissitudini, ci sono stati Lega Pro, Serie D, penso che voi la situazione la sapete, perciò i ragazzi c'è soltanto da ammirarli. Stiamo raccogliendo meno di quanto dovremmo avere. Vuoi per una nostra inesperienza, vuoi per una, come le posso dire, forse siamo noi che vediamo strano questa costanza di torti che subiti. Può essere anche praticamente che è l'annata storta nostra, che ci sembrano che ci sono dei torti, che alla fine sono delle cose normalissime. Non voglio polemizzare, voglio dire che volevamo i 3 punti, alla fine ne portiamo uno a casa su un campo molto difficile, e faccio i complimenti alla Nocerina, a tutti questi ragazzi che veramente anche loro con delle situazioni molto delicate stanno facendo un grandissimo campionato.